In questo bel libro di Claudio Romeni, oltre alla legge dell'irraggiamento di Stefan Boltzmann, abbiamo anche la legge dell'assorbimento e la legge del bilancio netto del flusso di calore quando un corpo emette radiazione elettromagnetica e allo stesso tempo la assorbe dall'ambiente circostante. Cominciamo dalla legge dell'emissione, che abbiamo già visto sul libro Amaldi. Qui la costante di Stefan Boltzmann è chiamata con la lettera sigma, e il flusso di calore, cioè di energia radiante, cioè l'energia elettromagnetica emessa al secondo, è chiamata potenza della radiazione termica emessa. Una legge identica vale per la potenza della radiazione termica assorbita da un corpo che si trova in un ambiente esterno alla temperatura TA. Il coefficiente E è lo stesso sia per l'emissione che per l'assorbimento. Mentre nella formula precedente A era l'area di emissione, adesso è l'area di assorbimento, cioè l'area del corpo che assorbe la radiazione termica dall'ambiente esterno. Mettendo insieme questa formula dell'assorbimento con quella precedente dell'emissione, abbiamo l'equazione del bilancio netto del flusso di calore, cioè il bilancio netto tra la potenza irraggiata e quella assorbita dal corpo. In questa formula T è la temperatura del corpo e TA è la temperatura dell'ambiente. Questa formula si ottiene mettendo insieme le due formule precedenti. Infatti la potenza emessa, cioè l'energia radiante emessa nell'unità di tempo, si calcolava con questa formula, dove qui abbiamo inserito il segno negativo perché per convenzione il calore emesso è negativo. La potenza assorbita, cioè l'energia assorbita al secondo, si calcola con una formula identica, con il segno più perché per convenzione il calore assorbito è positivo, e ci va la temperatura non più quella del corpo, ma la temperatura dell'ambiente. Sommando queste due potenze si ha la potenza totale, cioè il flusso totale di calore, cioè l'energia netta di tipo radiante che il corpo scambia con l'ambiente esterno ogni secondo. Netta nel senso che è la differenza tra quella che assorbe e quella che emette. E questa è la formula finale. Si vede che quando la temperatura dell'ambiente supera la temperatura del corpo, la potenza assorbita dal corpo è maggiore di quella irraggiata e quindi il corpo acquista energia netta e si riscalda. Il segno della potenza netta scambiata con l'esterno è positivo, perché in questo bilancio di entrata e uscita l'entrata, cioè l'energia che entra, supera l'uscita, cioè l'energia emessa. Viceversa, il segno della potenza totale è negativo quando è maggiore il flusso di calore in uscita rispetto a quello in entrata, cioè quando la temperatura del corpo supera la temperatura dell'ambiente esterno. Quando invece le due temperature sono uguali, lo scambio, il flusso di calore netto, è in equilibrio e quindi fa zero, perché tanto calore viene emesso dal corpo, altrettanto viene assorbito dal corpo che lo preleva dall'ambiente esterno. Quindi, quando sono alla stessa temperatura, il corpo e l'ambiente sono in equilibrio termico.